L'ultima domanda è la posizione del carrello, cioè la sua distanza dal punto d'impatto, nel momento in cui bisogna far scattare la molla. Quindi la domanda è questa distanza qua. Questa è la distanza che percorre il carrello, che cammina a 2 metri al secondo, in un certo intervallo di tempo delta t. Questo intervallo di tempo è il tempo necessario al pendolo per salire e scendere. Ora, la salita dura un quarto di periodo d'oscillazione, la discesa pure, quindi salita e discesa valgono metà periodo d'oscillazione. Il periodo d'oscillazione del pendolo si calcola 2π radice di L su G. In realtà questa formula è corretta per piccole oscillazioni. Qui abbiamo visto che il pendolo raggiunge più di 20 gradi di ampiezza, quindi questa formula non sarebbe corretta. Però immaginiamo di poterlo utilizzare lo stesso con buona approssimazione. Allora andiamo a sostituire 80 cm al posto di L e G, l'accelerazione di gravità, e troviamo che il periodo d'oscillazione è circa 1 secondo e 80. A noi serve metà periodo d'oscillazione, quindi la salita e la discesa, e è circa 0,90 secondi, 0,898 secondi per la precisione. Questo mezzo periodo di oscillazione è il tempo che impiega il pendolo andare e tornare, ma è anche il tempo in cui il carrello viaggia a questa velocità. Quindi basterà calcolare adesso quanta strada fa questo carrello in circa 0,90 secondi. E questa distanza si calcola utilizzando la formula del moto rettilineo uniforme, quindi distanza uguale velocità per il tempo. Il tempo ci mettiamo metà periodo d'oscillazione del pendolo, 0,898 secondi, la velocità è quella del carrello, 2 metri al secondo, e il risultato è 1,80 m. Quindi la molla la dobbiamo far scattare quando il carrello si trova 1,80 m prima del punto d'impatto. Infatti il pendolo salirà e scenderà e in quell'intervallo di tempo, salita e discesa, che è mezzo periodo di oscillazione, il carrello avrà percorso 1,80 m.